Domenica mattina la mia coinquilina sta dormendo, voglio farle trovare per colazione i mini cornettini, quindi li prepariamo. Tutto quello che serve è della pasta sfoglia e fortunatamente ce l'avevo messo io. Rettangolare sarebbe stata meglio, ma ci accontentiamo della tonda. Era da una vita che promettevo di farle questi cornettini, quindi era arrivato il momento. Taglio a striscette o così. Io non mi ricordo più come si fanno in realtà. Non ne faccio tantissime. Facciamo dei quadratini, dei triangolini. Triangolino lo allungo leggermente, prendo le estremità, lo arrotolo, anzi, così. Questo è il nostro cornettino che faccio un po' così. Cioè, ditemi se non è super carino. Un po' sbilenchi, eh? Ne ho fatti un bel po' e ora li ricopro con una soluzione di zucchero e acqua, che così diventano un pochino più croccanti. Deve essere tanto zucchero. Servirebbe tipo il pennello, ma qui non ce l'ho. Così, un po' così. Non so come verranno. Faccio qualcuno anche senza, così vediamo la differenza. 180 gradi. Non so per quanti minuti perché sono piccoli, potrebbero bruciare, quindi controllate. Non sono venuti bellissimi. Non sono soddisfatta. A Roma giuro che mi vengono molto meglio. Pitta! Vieni un attimo. Non sono perfetti. Sono un po' anemici. Vero? Non cuoce bene questo coso. No, E cuoce poi malissimo. non sono croccanti, cioè. Però dai, sono carini. Goddamn! Sembrano di poco e niente. Buono, però c'è anche zucchero. Sì, forse sì. Sono carinissimi! La nostra colazione. Ciao!